ricordate cosa Maria canta nel Magnificat dopo essere, direi, corsa ad aiutare la cugina Elisabetta? Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Cos'è questo? Un peccato di superbia di Maria? No, non è un peccato di superbia di Maria. Maria, con questa affermazione, non solo loda Dio, rimanda a Dio, ma ancora di più Maria dimostra che inizia a prendere consapevolezza del mistero di Dio che ha dentro, del mistero di salvezza che grazie al suo sì inizia a dipanarsi, inizia a incarnarsi nella storia e nel mondo. E quindi si rende conto che lei è semplice, è semplicemente uno strumento nelle mani di Dio che fa cose grandi nelle persone umili, fa cose grandi per le persone che gli fanno spazio nella loro vita. Ed ecco qui ancora tornare a questa idea della fede che deve essere una fiaccola, non uno strumento di potere. La fede non è strumento di potere, la fede è una fiaccola. E quando uno arde d'amore, arde di Dio, si vede. A voi sembra superba, per esempio, l'immagine di una Madre Teresa di Calcutta, una donna umile, la cui fede ancora oggi arde in tutto il mondo? A voi sembra superba, per esempio, la fede del nuovo beato, del giudice Livatino, il quale ha esercitato una professione certamente di rilievo, ma ha vissuto quella sua professione come una vocazione. E per essere difensore della verità, della giustizia, ha pagato con la sua vita. A voi sembra superba la fede di tanti nonni, di tante mamme, che mettono in discussione anche le domande e gli interrogativi di scienziati, di persone di cultura. Io ricordo una volta un incontro con un noto non credente ateo, il quale mi disse che lui si arrendeva soltanto dinanzi all'immagine della nonna che ricordava sempre con un rosario in mano e che vedeva nei suoi occhi, nel suo volto, serenità, pace, gioia e luce. Noi ci vediamo domani. Pari più attivo, ritorno. Ciao a tutti!